Piacenza è la città di Sant'Antonino e oggi le telecamere di Telelibertà ci portano a scoprire proprio l'antica tomba del santo patrono. La storia di questo luogo, la chiesetta di Santa Maria in Cortina, proprio di fronte al teatro municipale, è sicuramente antica e ricchissima di aneddoti e di frammenti particolarmente interessanti. Molti piacentini conoscono questo luogo come il sito in cui Sant'Antonino venne sepolto dopo il suo martirio, ma pochi sanno che ancora più anticamente, quindi già in epoca romana, questo luogo aveva una funzione di tipo cimiteriale sepolcrale. A dimostrarlo è questo grande frammento lapideo, questa grande epigrafe, che si trova reimpiegata, riciclata nelle strutture murarie che perimetrano la chiesa di Santa Maria in Cortina nel suo versante settentrionale. Qui, all'interno di questo piccolo spazio cortilizio, è ancora possibile leggere l'iscrizione che caratterizzava questa tomba monumentale e conoscere molto brevemente la storia della famiglia che l'aveva costruita e che la occupava con i propri resti. Si tratta della famiglia dei Cecili, una nobile famiglia piacentina, probabilmente di estrazione laziale, quindi giunta a Piacenza ai tempi dell'imperatore Augusto, che aveva occupato un ruolo di primo piano nella vita economica e politica della città. La funzione cimiteriale di questo luogo, iniziata già in epoca augustea, in epoca romana, prosegue poi per lungo tempo. È il 303 d.C., quindi tre secoli dopo la tomba dei Cecili che abbiamo visto prima, che Sant'Antonino, patrono di Piacenza, viene martirizzato secondo la tradizione e quindi poi sepolto in questo luogo. La storia di Sant'Antonino è nota a molti piacentini, la riassumiamo solo brevemente. Sant'Antonino era, secondo la tradizione, un legionario, un soldato dell'esercito romano che tuttavia, obbedendo alla propria fede cristiana, rifiutò di compiere ordini sanguinosi che gli erano stati imposti. E lui, come altri commilitoni cristiani, fuggirono, quindi disertarono dalle truppe romane e trovò, lui in particolare, Sant'Antonino, rifugio qui nel territorio di Piacenza, dove smise gli abiti militari e iniziò a predicare il Vangelo. Scoperto, riconosciuto in quanto cristiano, venne portato a Travo, presso il tempio di Minerva Cabardiacense, e lì obbligato a scegliere tra il sacrificio alla dea pagana o la sua missione di colpevolezza, per così dire, ossia di fede cristiana. Ovviamente Antonino scelse di testimoniare la propria fede e per questo venne decapitato. Quello che vediamo qui è proprio il coperchio marmoreo, ovviamente diciamo recente, che indica la posizione, l'imbocco dell'ipogeo nel quale, secondo la tradizione, fu sepolto Sant'Antonino. E ancora oggi, infatti, la scritta in latino indica il pozzo di Sant'Antonino Martire. Ovviamente non era un pozzo, abbiamo già visto come in epoca romana questo fosse un luogo usato come cimitero, quindi quella che abbiamo qui sotto è una piccola camera ipogea che aveva quindi una funzione cimiteriale. Ovviamente in origine la profondità era molto minore perché la stratificazione della città dall'epoca romana ad oggi è cresciuta e quindi ha reso necessario un pozzo sempre più lungo, per così dire, per poter collegare la navata della chiesa, di volta in volta ricostruita, fino alla camera ipogea sottostante.